Nella sua polemica sulla Costituzione Bella, c'ha ragione, lui parlava dei primi 12 articoli. Io mi ricordo quell'anno era Sanremo, entrò con il cavallo bianco, fece tutta quella sceneggiata. Però che venga a raccontare che se vince il no siamo come la Brexit, per me è vergognoso. Io capisco fare cosa vuole dire, ma il terrorismo psicologico, ripeto, che poi lo paga il paese, lo pagano le persone, che poi ci lamentiamo che cala la fiducia, tutto questo. Però è ridicolo. Vuole dire Benigni e Benigni, ora. No, Benigni e Benigni, però non sono da sottovalutare. Credo sulla frase di Benigni però abbiano sorriso, crozza, non si siano andati a letto con l'ansia. Crozza è l'artefice della vittoria di Bersani, secondo me, ok? Non sono da sottovalutare, hanno una possibilità, una capacità, no, ma lo dico con ammirazione, ma magari Crozza mi facesse l'imitazione, ma io torno in Parlamento i prossimi 50 anni. Razzi prenderà milioni di preferenze perché Crozza lo imita, quindi tendere a non sottovalutare. Però Crozza fa satira, adesso non lo dico perché per una volta è dalla nostra parte, fa satira. Lanciare lì il terrorismo quando non penso che Benigni sia un grande esperto di economia, lo eviterei. Fatemi chiedere a Martone.